Mi sto specchiando con la macchina rapresa nella vetrina del negozio di una città africana. Sono venuto evidentemente a girare. Ma girare che cosa? Non un documentario e non un film. Sono venuto a girare degli appunti per un film. Questo film sarebbe L'Orestiade di Eschilo, da girarsi nell'Africa di oggi, nell'Africa moderna. Ho scelto per L'Orestiade di Eschilo una nazione africana che mi sembrava tipica, una nazione socialista, a tendenza, come vedete, filocinese, ma la cui scelta non è ancora evidentemente definitiva, perché accanto all'attrattiva cinese c'è un'altra attrattiva, non meno affascinante, l'americana, o per meglio dire, neocapitalistica. Voi tutti conoscete la trama dell'Orestiade di Eschilo, la ripeto qui in poche parole, e dirò soltanto i fatti. Siamo ad Argo, la città di cui era Agamennone, che sta per tornare da Troia dove è andato a combattere. Sua moglie Clitennestra lo aspetta, ma è innamorata di un altro uomo, di Egisto, e lo aspetta dunque con l'intenzione di eliminarlo, di ucciderlo. Agamennone ritorna col suo esercito lacero, stanco, distrutto alla sua città, e Clitennestra con un inganno lo uccide. Inutilmente Cassandra, la schiava che Agamennone ha portato con sé da Troia, profetizza questo atroce omicidio. Agamennone e Clitennestra hanno due figli, Oreste e Elettra. Elettra è presente al delitto, Oreste invece è lontano dalla patria, ma quando diventa giovane, quando ha 20 anni, ritorna ad Argo, incontra di nascosto Elettra sulla tomba del padre Agamennone e insieme decidono di vendicarsi. Oreste si presenta sotto false spoglie alla corte di Argo e con un inganno uccide ferocemente sua madre, Clitennestra. Ma non appena ha ucciso sua madre, ecco che si presentano di fronte a lui le furie, le erinni, le dee del terrore atavico, ancestrale. Oreste fugge, ma lo protegge il dio Apollo. Il dio Apollo lo consiglia di rivolgersi alla dea Atena, che è la dea della democrazia e della ragione, cioè della nuova città di Atene. La dea Atena decide di aiutare Oreste, ma non di aiutarlo, diciamo così, dall'alto, come dea. Vuole aiutarlo facendolo giudicare dagli altri uomini, istituisce così il primo tribunale umano. Questo tribunale umano della democrazia e della ragione assolve Oreste. Le furie vengono trasformate dalla dea Atena, da dee del terrore ancestrale, in dee, diciamo così, dei sogni, dell'irrazionale, che permane accanto alla democrazia razionale del nuovo Stato. Prima cosa ho fatto una ricerca di personaggi. Girando per la Tanzania e anche per l'Uganda ho fotografato decine e decine di persone. Questo potrebbe essere un Agamennone. Anche questo. Il vecchio Agamennone che torna stanco dalla guerra di Troia. Un'altra variante per un possibile Agamennone, più favoloso e mitico come vedete. Questo è un Masai.
Questo potrebbe essere Pilade, l'amico fedele, integro, leale di Oreste, che gli è sempre al fianco e che pure in tutta la tragedia non pronuncia che poche parole, le seguenti. E come finiranno le parole del tuo Dio, le promesse sacre, la fede dei giuramenti? È meglio avere nemici gli uomini che gli dèi. Dietro questo sinistro velo nero si potrebbe nascondere la faccia di Clitennestra. Questa potrebbe essere, non dico Cassandra, era giovane e bella, ma potrebbe essere un gesto magico di Cassandra. Elettra. Elettra è il personaggio più difficile da trovare nell'Africa di oggi. Le ragazze africane sembrano prive di quei sentimenti di durezza, di fierezza, di odio che animavano invece Elettra. Esse ridono, pare che non sappiano far altro che ridere. Accettare la vita come una festa, con i loro bei fazzoletti di tutti i colori, rossi, gialli, azzurri, violetti. Oreste. Vorrei che il mio film sull'Orestiade in Africa fosse un film il cui carattere fosse essenzialmente popolare. Quindi vorrei dare un'enorme importanza al coro. Al coro che nelle tragedie greche parla all'unisono, fermo, sotto il palcoscenico. Mentre qui vorrei naturalmente distribuirlo nelle sue situazioni reali, realistiche, quotidiane. Qui siamo sulle rive del lago Vittoria e qui ho cominciato la ricerca dei personaggi del coro. In una capanna sulle rive del lago Vittoria, appunto, e gli oggetti che vedete sono tutti gli oggetti che gli abitanti di questa capanna possiedono. Non c'è altro. Ecco l'interno della capanna. La madre insieme al suo figlioletto, con una vicina di casa. E laggiù il padre colto dall'indiscrezione della macchina da presa. Qui invece siamo in un traghetto che attraversa un braccio del lago Vittoria, pieno di contadini che vanno al mercato, evidentemente, di operai. Ecco un'altra riva del lago Vittoria, a cui ci avviciniamo. Diretti verso il centro dell'Africa, verso Kigoma, che si trova sul lago Tanganyika, proprio di fronte al Congo. Insieme ai personaggi, naturalmente, ho fatto anche delle ricerche d'ambiente. Come personaggi, anche l'ambiente deve essere il più possibile realistico, vero. Eccoci sulla strada verso Kigoma, verso il centro dell'Africa. Questo villaggio si chiama Kazulu. È ancora vicino alla preistoria, queste case sono state costruite da poco. Probabilmente qui non c'era, fino a qualche anno fa, che un semplice mercato.
E questo ragazzino, un altro possibile personaggio del coro, ci porta appunto verso il mercato. Eccolo, povero abbandonato, sotto la violenza del sole. Ed ecco un'altra cittadina, sorta da poco, là dove un tempo non c'era probabilmente che un luogo deserto della savana o della foresta, dove si radunavano per il mercato i contadini dei villaggi intorno. Questo appunto è un altro mercato. Ripeto, il carattere del mio film deve essere profondamente popolare. I protagonisti devono essere questi. Ecco qui questa donna che raccoglie l'acqua del pozzo. Questo bambinello. Questo giovanotto elegante. I personaggi del coro chiacchiereranno intorno ai benzinai, coi loro clienti, i bambini curiosi, i sarti. I sarti e i loro clienti naturalmente fanno grandi chiacchiere. Parlano di potenti, parlano di politica. Non trascureremo naturalmente il barbiere, dove come in tutto il mondo si fanno grandi chiacchiere. Questo invece è il mercato di una città, la città di Kigoma, alla periferia della cittadina. Altri personaggi, giovanotti un po' teppisti, bambinelli, curiosi. Questo invece è un mercato proprio all'antica, diciamo, come devono essere una volta tutti i mercati, cioè perduto in mezzo alla savana, e dove di tanto in tanto si radunano a scambiarsi le loro merci i contadini. Questa gente colta nel suo da fare quotidiano, nella sua umile vita di ogni giorno, dovrebbe essere la protagonista del mio film L'Orestiade Africana. Sono loro che, appunto perché così realistici, così veri, hanno dentro di sé quel momento mitico e sacrale che fa loro dire, per esempio, frasi come questa: Dio, se questo è il tuo nome, se con questo nome vuoi che ti invochi, ho soppesato ogni cosa. Io non conosco che te, a sciogliermi veramente dall'incubo che mi pesa sul cuore. Non trascurerò naturalmente le fabbriche, cioè la parte moderna dell'Africa. Questa è un'uscita dalla fabbrica, una fabbrica nelle vicinanze di Dar es Salaam. Un'uscita dalla fabbrica che assomiglia a tutte le altre uscite delle fabbriche in tutto il mondo, con delle ragazze di cui alcune sono ancora l'antica, arcaiche, paesane, diciamo, mentre altre sono già spregiudicate, moderne, avanzate, come per esempio questa. E con le fabbriche non trascurerò le scuole. Questa scuola è una scuola molto moderna, come vedete, nei pressi di Kigoma. Si chiama Livingstone perché è vicino al posto dove Livingstone si è incontrato con Stanley, dissacrando, cioè, l'Africa, cominciando la nuova epoca moderna dell'Africa. I ragazzi stanno lavorando. Secondo una concezione pedagogica molto moderna, insieme allo studio c'è anche il lavoro. Dai campi alla lettura. Ecco un'aula piena di un silenzio zelante e rispettoso. Gli studenti africani
di fronte al sapere che gli si presenta sembra ancora come un dono, come una concessione, sono ubbidienti, passivi e umili. Per degli appunti, delle note di viaggio che mi sono servite a bloccare alcune situazioni, alcuni personaggi di quello che dovrebbe essere il mio film sull'Orestiade. Prima di tutto vorrei dirvi perché ho deciso di fare l'Orestiade di Eschilo nell'Africa di oggi. La ragione essenziale, profonda è questa, che mi sembra di riconoscere delle analogie fra la situazione dell'Orestiade e quella dell'Africa di oggi, soprattutto dal punto di vista della trasformazione delle erinni in eumenidi. Cioè mi sembra che la civiltà tribale africana assomiglia alla civiltà arcaica greca, e la scoperta che fa Oreste della democrazia, portandola poi nel suo paese, che sarebbe Argo nella tragedia e l'Africa nel nostro film, è in un certo senso, diciamo così, la scoperta della democrazia che ha fatto l'Africa in questi ultimi anni. Allora le prime due domande che vorrei farvi sono queste. Secondo voi questo film potrei girarlo nell'Africa di oggi, 1970, oppure sarebbe più adatto, più giusto retrodatare il film e girarlo nell'Africa del 1960, cioè il periodo in cui praticamente la maggior parte degli stati africani hanno acquistato l'indipendenza? Secondo me, il mio giudizio sarà che questo film avrà molto valore se sarà girato negli anni 60, insomma. Perché oggi l'Africa sta diventando moderna così e sta assomigliando un po' all'Europa, sta perdendo un po' del suo proprio carattere tipico africano. Siete tutti d'accordo con lui? L'Africa è un'altra, non è una nazione, ma è un continente. Sì, ma infatti sono qui che vi chiedo, la prima mia domanda è, secondo voi quando andrebbe ambientata, cioè se nel 70 o nel 60, e in quale luogo? Per esempio lei in quale luogo dell'Africa vedrebbe più tipico per una cosa di questo genere? Perché io non ho girato l'Africa. Lei di dov'è? Etiopico. E conosce soltanto l'Etiopia? Sì, ma non è che si deve l'Africa, dicendo Africa, abbraccia dal Mediterraneo fino all'ultimo punto, e quindi dall'Oceano Atlantico fino all'Oceano Indiano. Quindi dire Africa non è una cosa. Je voudrais, à propos de ce film, rappeler d'abord à son auteur qu'il ne faudra pas trop crier sur l'histoire du tribalisme en Afrique. Parce que les Européens, en général, ont trop crié sur le tribalisme pour commettre un forfait. Alors, si on doit parler de l'Afrique, on parle d'une race et non des tribus, parce que lorsqu'on veut parler d'Italie, on ne parle pas des gens de Calaria, et lorsqu'on veut parler de France, on ne parle pas des gens de Bretons. C'est tout ce que j'ai ajouté. Non bisogna aver paura della realtà. Quindi se nell'Africa ci sono ancora delle tribù, cioè mettiamo la tribù degli Ibo si sente diversa dalle tribù degli Hausa, questa è una realtà, noi dobbiamo avere il coraggio di affrontarla. Vous savez, là, la question des tribus, mais on en parle de trop. Et lorsqu'on commet un forfait au Nigeria, on parle de tribus du Biafra. Au Congo, on parle du Katanga. Et c'est pour ça que je demande que lorsqu'on parle du Congo, qu'on parle des Congolais. Et lorsqu'on parle du Nigeria, qu'on parle des Nigériens et non du Biafra. Parce que lorsqu'on parle d'Italie, on parle des Italiens. Sì, è molto interessante quello che lei dice, ma allora io voglio fare un'osservazione. Chi è che ha fatto i confini del Congo o della Nigeria? Li hanno fatti i colonialisti. E allora la realtà nigeriana è una realtà falsa, fatta a tavolino dai padroni europei. Hanno tracciato dei segni, hanno fatto la Nigeria, ma questo non corrisponde alla realtà della Nigeria. Io trovo che c'è il pericolo quando lei parla di democrazia. Per un africano che vede il film, per esempio, non so se la civilizzazione è così europea, moderna, ci abbia portato proprio la democrazia come si intende di solito. Sì, sì. Ma allora, lei fa un'osservazione molto interessante che mi tocca molto da vicino. Quando io dico democrazia, non intendo la reale democrazia, dico la democrazia formale. Cioè quando Oreste arriva ad Atene e Atene istituisce il primo tribunale umano, cioè per la prima volta degli uomini attraverso delle elezioni vengono eletti giudici e sono loro che giudicano un altro uomo anziché essere gli dèi, compie un passo, un enorme passo avanti nella storia umana, però è puramente formale. Poi questa forma va riempita di una democrazia reale. Io non sono pratico del film, però non lo vedo la connessione. Siete tutti d'accordo con lui?
Forse qualcuno che invece vede una connessione, una possibilità di connessione? Secondo me formalmente l'idea si può anche verificare. Solo che rimarrà un po' qualcosa di immaginativo così. Cioè nella realtà sarà abbastanza difficile. Almeno la realtà odierna, nella realtà odierna. Forse se le ambienta il film negli anni 60, 50. Però il legame si può trovare. Restano altri personaggi da ricercare, le furie. Ma le furie sono irrappresentabili sotto l'aspetto umano. E quindi deciderei di rappresentarle sotto un aspetto non umano. Questi alberi, per esempio, perduti nel silenzio della foresta, mostruosi in qualche modo e terribili. La terribilità dell'Africa e la sua solitudine. Le forme mostruose che vi può assumere la natura. I silenzi profondi e paurosi. L'irrazionalità è animale. Le furie sono le idee del momento animale dell'uomo. Anche questa leonessa ferita potrebbe essere una furia, perduta nel suo cieco dolore. Le furie e l'orestiade di Eschilo sono destinate a essere sconfitte e a scomparire. Con esse scompare dunque il mondo degli avi, il mondo ancestrale, il mondo antico. E nel mio film, con esse è dunque destinata a scomparire una parte dell'Africa antica. Il nostro racconto. Questo potrebbe essere il guardiano che, per incarico di Clitennestra, su una torre vicino ad Argo, sta a spiare il ritorno dell'esercito di Agamennone, che dovrebbe essere annunciato, secondo i patti, da una serie di fuochi che si accendono dal monte Ida vicino a Troia fino alle vicinanze di Argo. Ma leggiamo un brano dell'Oristiade di Eschilo. E chi ha potuto avvertirti tanto presto? È stato il dio del fuoco bruciando sull'Ida. Dietro a lui tutta una catena luminosa si è accesa poco a poco qua giù fino a noi. L'Ida ha lampeggiato verso i burroni di Lemno e il segno incandescente che è volato da Lemno si è riflesso su Latos, sul regno di Zeus. E la terza tappa, da qui con un guizzo che brucia vitale la barriera del mare, si getta gioiosamente il raggio che porta il messaggio, di tappa in tappa, finché arde sole della notte sopra il massiccio Maciste. Occorre una luce ancora più forte, capace di superare più grandi distanze. È fatta, spazia oltre il lago Gorgopide, arriva fino all'Egiplanto, sospinge il nuovo fuoco a non tardare un istante. Avvampa un braciere d'un ardore folle, un fascio di fiamme tale che il suo lume salta al promontorio sullo stretto Saronio. Si precipita, tocca il monte Aracne, vicino ad Argo ormai, e cade sopra questo tetto degli Atridi, l'ultimo anello della catena che comincia a Troia. Questi sono appunti per un possibile flashback sull'esercito greco sotto le mura di Troia e sulla guerra di Troia, seguendo le parole del coro che nella tragedia spesso le evoca. Questo potrebbe essere l'accampamento dei greci. E questa è una rassegna degli eroi, i capi, Agamennone, Menelao, Aiace, Ulisse. Questi potrebbero essere
soldati greci che si esercitano, sotto il comando di un tersite, naturalmente. Queste immagini non sono state girate da me, sono raccolte da materiale di repertorio girato durante la guerra del Biafra. Ma questa guerra non deve essere presa come una guerra particolare, nella fattispecie appunto la guerra del Biafra, ma una guerra in astratto. Le sue immagini sono immagini metaforiche di quella che dovrebbe essere l'attualizzazione della guerra tra i greci e i troiani. Naturalmente, come ho più volte ripetuto, il grande protagonista di questo mio film, di cui questi non sono che appunti, dovrebbe essere il popolo. Quindi durante questa guerra gli umili soldati che vengono feriti, straziati, uccisi. Questa potrebbe essere un'immagine di Troia che brucia. E queste potrebbero essere delle immagini appunti per il saccheggio di Troia, per le stragi e le distruzioni che vi sono avvenute subito dopo la conquista. Niente è più lontano di queste immagini dall'idea che comunemente ci facciamo della classicità greca. Tuttavia, il dolore, la morte, il lutto, la tragedia sono elementi eterni e assoluti che possono benissimo legare queste immagini brucianti di attualità con le immagini fantastiche dell'antica tragedia greca. Ma un'improvvisa idea mi costringe a interrompere questa specie di racconto, lacerando quello stile senza stile che è lo stile dei documentari e degli appunti. L'idea è questa: far cantare anziché far recitare l'Orestiade. Farla cantare per la precisione nello stile del jazz. E in altre parole scegliere dunque come cantanti attori dei negri americani. Questo non sarà poi senza significato, perché se dei cantanti attori negri dell'America si prestano a girare in Africa un film sulla rinascita africana, evidentemente questo non può presentarsi senza un preciso significato. È ben chiaro infatti a tutti che i 20 milioni di sottoproletari negri dell'America sono i leaders di qualsiasi movimento rivoluzionario del terzo mondo. Ci troviamo in uno studio semiclandestino di una vecchia città dell'Occidente e qui prendiamo il primo punto per questo nostro nuovo progetto.
La scena scelta da questo punto è la grande scena di Cassandra all'inizio della tragedia. Coloro che parlano sono Cassandra e il coro. La situazione è questa. Agamennone, portando con sé la schiava Cassandra, è appena ritornato, stanco, sfiduciato. Ne viste troppe per credere ancora negli onori. E la città infatti lo accoglie tristemente perché non c'è cittadino che non conosca la nuova realtà che lo aspetta. Sua moglie Clitennestra, che ha già preparato la sua morte, lo fa entrare nella reggia, facendolo camminare sopra di tappeti preziosi. Così il marito e la moglie entrano dentro la reggia e scompaiono alla vista. È a questo punto che Cassandra ha la visione dell'assassinio che si compie al di là del muro. Thank you.
If you sing this bitter song, ooh, I like the nightingale that desperately sings the senses without peace. Always like his heart that sings of life filled violenta che la visionaria Cassandra ha profetizzato. Ma io qui non ho parole per commentare.
questa zolla di terra smossa e fresca, forma rettangolare, con agli angoli dei ciuffi d'erba, è una tomba che ho trovato vicino alla capanna. Una tomba così potrebbe essere la tomba di Agamennone nel mio film sull'Orestiade africana. Ho pregato coloro che vivono nella capanna accanto a questa tomba, un padre e una figlia, di ripetere gli stessi gesti e dire le stesse parole che si usano quando vanno a portare appunto offerte a pregare sulla tomba del loro congiunto. Ed essi diligentemente mi hanno assecondato. E questo è dunque un appunto su quello che potrebbe essere l'arrivo di Elettra a pregare sulla tomba del padre. Leggiamo i versi di Eschilo. Dio dell'inferno, re dei vivi e dei morti, fa che ascoltino questa mia preghiera gli spiriti che stanno sottoterra, testimoni terribili dell'assassinio di mio padre, e la terra stessa, madre di tutti noi, che ci ha nutriti e in sé ci raccoglie a germinare nuove vite, mentre versando quest'acqua sacra ai morti, io prego mio padre. Padre, pietà di me e di tuo figlio Oreste, fa che torniamo padroni della nostra casa. Ora non siamo che due diseredati senza speranza, così ci ha ridotti la stessa nostra madre che ha sposato Egisto, complice del suo omicidio. Io sono viva e schiava, Oreste vivo in esilio, e quei due trionfano ricchi della tua ricchezza. Che un caso divino riconduca qui Oreste, questo ti chiedo, dammi ascolto, padre. Ed ecco un appunto diverso dagli altri. Infatti ho girato la scena come se fosse la scena reale del mio film. Oreste che arriva sulla tomba del padre. Dio, Dio, guarda qua giù la nostra miseria. Ecco, i figli dell'aquila sono senza padre. È morto tra le spire di una serpe impura. È impietosa la fame e spaura questi orfani, perché quasi in plumi non sono ancora capaci di portare al nido la preda del padre. Una stessa sorte per me e per lei, Elettra. Guardaci, orfani, al bando della nostra casa. Se tu farai perire la specie dell'aquila, non potrai mandar più segni dal cielo, e questa razza reale, questa radice inaridita di grandezza, non potrà più empire il tuo altare. Salvaci, tu puoi rifare grande questa casa, che ora non è altro che una grande rovina. Oreste si prepara dunque a vendicare il padre e a uccidere la madre con le proprie mani, ma non appena avrà ucciso la madre, ecco l'apparizione delle furie che lo costringono a fuggire dalla sua patria. Egli se ne va e le furie lo inseguono, cantando il loro canto ancestrale di terrore e di rimorso. Brancola, il male non ha rimedio.
ma è col dio protettore di Oreste, Apollo, che gli parla. Fuggi, non stancarti mai, esse cercano te, nell'immenso mondo ti inseguono in tutti i luoghi dove vai, anche oltre il mare, anche nelle città circondate dall'acqua, ma non stancarti mai di patire la pena che devi patire prima di aver raggiunto il paese di Atena. Oreste se ne va lungo le strade del mondo, perseguitato, atterrito, eppure deciso a giungere la sua purificazione. Questa è Kampala, la capitale dell'Uganda, che potrebbe rappresentare l'antica, moderna città di Atene. Ora Oreste è di fronte al Tempio di Apollo. Come rappresenterò metaforicamente nel mio film sull'Orestiade africana il Tempio di Apollo? Lo rappresenterò con una università. Per essere precisi, l'Università di Dar es Salaam, che, vista da lontano, subito, mostra inconfondibili segni di assomigliare alle tipiche università anglosassoni neocapitalistiche. L'aspetto esterno dal disegno elegante e sicuro, l'organizzazione interna, ne fanno una tipica università come se ne vedono molte nell'Africa nera. Esse, ripeto, si inseriscono in un modello neocapitalistico, progressivo, e sono la sede della futura intelligenza locale, della cultura e del sapere delle giovani nazioni africane. Ed esse infatti rappresentano tutte le contraddizioni interne di queste giovani nazioni africane. Qui siamo nella libreria del college e qui queste contraddizioni di cui parlavo sono dichiarate, manifeste, esplicite. Vedete infatti questa lapide posta sopra la libreria. Essa dice che questa costruzione è dovuta all'aiuto del popolo e del governo della Repubblica Popolare Cinese. Ma nei libri esposti nelle vetrine della libreria, ecco l'altra alternativa, l'alternativa appunto neocapitalistica e anglosassone, come insegnare l'inglese, introduzione all'insegnamento, libri per insegnanti di storia nell'Africa dell'Est, l'educazione sociale dell'adolescente, tutti libri divulgativi come vedete. Racconti per ragazzi, ancora un libro evidentemente divulgativo di storia, Giulio Cesare, i nuovi africani, uomini della città e uomini della tribù, la nascita del nazionalismo nell'Africa centrale, poemi evidentemente in dialetto swahili del Kenya e nuove grammatiche, questa volta anche un libro sulla Russia, su Gesù Cristo e sull'educazione americana. Seguendo i consigli di Apollo, Oreste giunge ad Atene, la città nuova, che io qui ho rappresentato provvisoriamente con dei materiali mescolati e raccolti a Kampala, a Dar es Salaam e a Kigoma. Città nuova che non finisce di stupire Oreste, che giunge da Argo, barbarica, feudale e religiosa. La dea Atena, la dea della nuova democrazia ateniese, la dea della ragione, decide dunque di aiutare Oreste. E secondo il testo di Eschilo, ecco le sue parole. Non mi resta che raccogliere dei giudici. Giureranno e il tribunale così istituito avrà valore per l'infinito tempo futuro. Voi radunate le vostre prove, i vostri testimoni legati da giuramento. Io tornerò portando con me i migliori della città perché diano sereni, imparzialmente, il loro giudizio. Le prime lezioni della storia, dunque,
rappresentate fantasticamente dalle prime elezioni dell'Africa indipendente. Eccoci di fronte al tribunale, nella fattispecie il tribunale di Dar es Salaam, dove Oreste sarà giudicato. Cittadini di Atene, ascoltate ciò che ho deciso, voi che per primi al mondo giudicate un delitto. Da ora in poi, per sempre, questo popolo avrà diritto a questa sua assemblea. Con queste parole, Atene indice le prime lezioni della storia, appunto, e prosegue. Né l'anarchia né la dittatura vi stiano mai di fronte, cittadini, ma l'autorità non sia del tutto bandita, nessuno fa il suo dovere senza qualche paura. Se voi rispetterete questo ordine sempre, vivrete sereni nel cerchio delle vostre mura, come nessun altro popolo al mondo. Questa assemblea che oggi istituisco resterà incorrotta, venerata, pura, a vegliare sopra la pace del paese. E questo è il mio augurio, cittadini, anche per il futuro. Adesso alzatevi, portate il vostro voto e giudicate le ali al vostro nuovo giuramento. Così Oreste vi viene giudicato, le furie lo accusano in nome dell'antico mondo arcaico, feudale, religioso. Accusa. Atene lo difende e Oreste verrà assolto. Ecco, allora la domanda che vorrei farvi non è una domanda seria, è divertente, quindi rispondete come vi pare, magari anche spiritosamente. Ed è questa: voi avete visto un giovane che parte dal suo mondo antico, con i suoi vecchi dei, le sue vecchie credenze, eccetera, eccetera, figlio di un capotribù, perché Agamennone in fondo è una specie di capotribù, e arriva a fare esperienza del mondo occidentale moderno, i tribunali, i grandi palazzi, gli alberghi e soprattutto l'università. Voi siete studenti universitari, quindi... Ecco, allora la domanda che vorrei farvi è questa: voi vi sentite un po' Oreste? Sì, perché noi siamo arrivati qui per studiare e per conoscere il mondo occidentale. Qui adesso abbiamo, come si chiama, abbiamo conosciuto molte cose nel campo delle civiltà, nel campo del, come si chiama, progresso, nel campo dello studio. Cioè, come si chiama, Oreste era, come ho visto, era un uomo che conosceva qualcosa. Quindi in certo senso potremmo rappresentare Oreste. Grazie. Allora, tu pensi che in qualche modo voi potete assomigliare un po' a questo personaggio, perché siete stati spinti in un bisogno di conoscenza e a soddisfare questo bisogno di conoscenza in un mondo diverso dal vostro, insomma. Io direi che, come ha detto il collega, ci sentiamo Oreste, solo che non è che tutti noi siamo figli di un capotribù. Questo no. Uno può, non so, andare all'estero, abbiamo la civilizzazione occidentale, siamo venuti qui per studiare. Qualcuno di noi potrebbe essere figlio di un capotribù, ma in un certo senso sì, siamo tutti Oreste, possiamo rappresentare Oreste, solo che il capotribù, non è che in ogni famiglia c'è un capotribù. Io ho parlato di capotribù dicendo che Agamennone in fondo è un capotribù. Comunque voi tutti in generale, diciamo almeno nel 90% dei casi, venite da una famiglia che ha una certa possibilità. Oppure questa immaginazione potrebbe anche dare l'immaginazione di una persona, cioè stanca della sua vita e che tende verso l'esplorazione di un nuovo mondo, cioè verso la conoscenza di una nuova civiltà, che tende verso il miglioramento, diciamo. A me personalmente mi potrebbe dare questa immaginazione, cioè questa idea. Da queste prime risposte mi pare che voi avete messo l'accento sul fatto che, venendo come Oreste in un mondo moderno, conoscete qualcosa di nuovo e di positivo in un certo senso. Ma siete sicuri che tutto ciò che conoscete nel mondo occidentale sia completamente positivo e quello che invece avete lasciato no? Non credo che sia completamente negativo il mondo che abbiamo lasciato. E che la nostra somiglianza con Oreste è piuttosto, diciamo, formale. Non è che veniamo a scoprire un mondo migliore. Scopriamo un mondo nuovo che ha delle... Certo, proprietà migliore, ma non è che... Moi, je crois que l'expérience de Oreste
dans le monde occidental pourrait être utile dans le cas où en retournant chez lui par exemple il ne pourrait pas confondre bien assimiler l'expérience qu'il a eue aux méthodes anciennes qui existent chez lui. Par exemple, je voudrais dire par là l'aliénation culturelle. Il ne faudrait pas qu'il soit aliéné. S'il est aliéné dans ce cas-là, sa venue dans le monde extérieur serait négative. Il faudrait qu'il transpose, mais d'une manière plus humaine, ce qu'il a appris dans le monde occidental chez lui. Sì, mi sembra un'osservazione molto giusta e intelligente. Allora io vorrei chiederti se il modo di non lasciarsi alienare dalla civiltà di consumi, dalla civiltà occidentale moderna, potrebbe essergli anche fornito dal fatto di essere appunto africano, cioè di opporre al modo di conoscenza occidentale un suo animo originale che fa sì che le cose che lui apprende non diventino nozioni consumistiche ma siano nozioni personali, reali. Je n'ai pas très bien compris la question, mais je crois que ce qu'il a appris, par exemple, peuvent l'aider à approfondir les connaissances, si je veux dire anciennes, c'est-à-dire de son milieu rural où il vivait auparavant. Questo mi porta alla seconda domanda. Il film finisce, come vi dicevo, con la trasformazione delle furie in Eumenidi. E questa è una specie di sintesi. Come si potrebbe rappresentare questa trasformazione delle furie in Eumenidi? Non so, questa trasformazione, così, dall'uno all'altro, non credo che si possa ottenere completamente. Perché esiste sia l'uno che l'altro. E esisterà sempre, secondo me. Perché l'africano fondamentalmente è un uomo così... possiede una vita interiore molto, molto profonda, uno spirito molto profondo. Quindi quando lei parla di furie che si trasformano in eumenidi, non so, probabilmente potrà crearsi delle eumenidi senza che le furie spariscono. Il mio film sarà molto datato. Abbiamo visto 1960, l'anno in cui la maggior parte degli stati africani, in pochi anni, recuperano un ritardo, si può dire, di secoli, di millenni, raggiungendo l'indipendenza e la democrazia. Anche la conclusione non può che essere datata, cioè non può che riferirsi all'ideologia africana di quegli anni, che ha avuto probabilmente il suo simbolo in Senghor, il presidente del Senegal. Cioè l'idea che l'Africa nuova, l'Africa del futuro, non può essere che una sintesi dell'Africa moderna, indipendente, libera, e dell'Africa antica. Delle furie in Eumenidi. Girando con la mia macchina da presa lungo le strade della Tanzania e dell'Uganda, mi sono imbattuto per esempio qui, in questo piccolo luogo perduto nella savana. Siamo nella tribù dei Vagogo, una delle tante tribù che compongono l'insieme nazionale della Tanzania. E ho ripreso questa danza. Questa danza nei tempi antichi per modo di dire, diciamo così, fino a pochi anni fa, era evidentemente un rito con dei suoi significati precisi, religiosi, forse cosmogonici. Ora invece, come vedete, la gente Vagogo, negli stessi luoghi dove una volta faceva veramente sul serio queste cose, le ripete, ma le ripete allegramente, per divertirsi, svuotando questi gesti, questi movimenti del loro antico significato sacro, rifacendolo quasi per pura allegria. Ecco una metafora di quella che potrebbe essere la trasformazione delle furie in Eumenidi. Releggiamo ancora un momento il testo di Eschilo. Le furie, non appena Oreste è stato assolto, urlano di dolore, offese nella propria sacralità, e protestano contro Atena. E Atena cerca di convincerle con queste parole. Capisco la vostra ira, siete più vecchie di me, ma se la vostra esperienza è più grande, a me Dio ha dato il dono della ragione. Andate pure in un altro paese, rimpiangerete questo. Io so che i giorni futuri daranno grandezza alla mia gente, e se sarete qui, nel centro glorioso di questa città, vedrete processioni d'uomini e donne portarvi doni
come presso nessun altro popolo al mondo. Le furie si lasciano convincere dalle parole di Atena e accettano di coesistere con lei, la dea della ragione, esse le dee dell'irrazionalità, nel nuovo mondo, nel nuovo mondo indipendente, democratico e libero. Eccoci capitati a Dodoma, una città nel cuore del Tanganica. Ed eccoci nel centro di una situazione che, come la danza di Ouagogo, può benissimo rappresentare poeticamente e metaforicamente la trasformazione delle furie in Eumenidi, proprio nel senso che dicevo prima. Infatti queste acconciature, questo modo di camminare, questi cenni di danza, questi gesti, questi tatuaggi nei visi, sono tutti segni di un antico mondo magico. Eccone un simbolo che ancora oggi, per il vero, è abbastanza agghiacciante e sinistro. Ma questo mondo magico si presenta qui, come vedete, come tradizione, come un antico spirito autoctono che non vuole andare perduto. Si tratta in questo caso di una festa di matrimonio e tutta questa gente, vestita lussuosamente con i drappi e i fazzoletti più belli, va a festeggiare gli sposi. Ecco il materasso dove gli sposi dormiranno. Danzando lietamente e lentamente, la processione si avvicina alla casa degli sposi. In un cortile interno ecco delle donne, evidentemente prezzolate, che sono depositarie, evidentemente più ancora degli altri, di quell'antico spirito di cui parlavo. Ecco, queste potrebbero benissimo essere nel mio film Le furie trasformate in Eumenidi. Ma risentiamo le parole che rivolge Atena alle furie non appena esse sono trasformate. Io attuo il mio slancio d'amore per questa città, ospitando qui voi come patrone, grandi, inquiete, misteriose potenze. Regolerete ogni rapporto umano. Chi non capisce che è giusto accettare tra noi queste primordiali divinità, non capisce i contrasti della vita. È la barbarie dei padri che si sconta davanti ad esse. E un'inconscia impietà, malgrado i gridi della sua coscienza, può portarlo a un'oscura rovina. Qui invece siamo nel cortile interno della casa, dove, come vedete, si celebra una festa più moderna, una festa simile a quelle europee, a quelle di qualsiasi festa di matrimonio anche da noi. Ma anche qui, in questi atteggiamenti moderni, in questa musica moderna, si sente il permanere di quell'antico spirito di cui parlavo, trasformato, come vedete, in voglia di felicità, di festa, in grazia, in leggerezza, in spensieratezza, che sono tratti molto tipici dello spirito africano. C'è una grande libertà, una grande disponibilità verso il futuro negli africani. Questi sono i doni che gli ospiti portano agli sposi. Siamo davanti alla porta della casa degli sposi ed ecco i loro ospiti che continuano a portare i loro doni, molto pittorescamente e con molta grazia.
Il nuovo mondo è instaurato. Il potere di decidere il proprio destino, almeno formalmente, è nelle mani del popolo. Le antiche divinità primordiali coesistono con il nuovo mondo della ragione e della libertà. Ma come concludere? Ebbene, la conclusione ultima non c'è, è sospesa. Una nuova nazione è nata, i suoi problemi sono infiniti, ma i problemi non si risolvono, si vivono, e la vita è lenta. Il procedere verso il futuro non ha soluzioni di continuità. Il lavoro di un popolo non conosce né retorica né indugi. Il suo futuro è nella sua ansia di futuro. E la sua ansia è una grande pazienza.